Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con informazione di Free News. Apertura di questa edizione dedicata ancora una volta alla sanità e all'ospedale Regina Margherita in particolar modo. È stata infatti annullata la marcia lenta prevista per lunedì mattina. La decisione è stata presa di comune accordo tra il Comitato, le istituzioni e le parti politiche, dopo l'audizione di martedì scorso a Palermo, durante la quale la delegazione ha ricevuto rassicurazioni sul futuro del pronto soccorso e sul servizio del 118. Oggi pomeriggio nell'aula consiliare di Palazzo di Città si è svolta una conferenza stampa per annunciare la sospensione della marcia lenta, anche se l'attenzione resta ancora alta. Annullata la marcia lenta di protesta a difesa del Regina Margherita, prevista per lunedì mattina. Il corteo sarebbe dovuto partire dallo spiazzale antistante il nosocomio per arrivare a Ragusa in piazza Egea davanti alla sede dell'ASP. La decisione è stata presa di comune accordo tra il comitato spontaneo, gli amministratori e gli esponenti politici cittadini dopo l'audizione di martedì scorso a Palermo, durante la quale la delegazione ha incontrato la sesta commissione all'ARS, ricevendo rassicurazioni sul futuro del pronto soccorso e del servizio di 118. Questo pomeriggio nell'aula consiliare di Palazzo di Città si è svolta una conferenza stampa per annunciare la sospensione della protesta, mentre è stato comunicato che lunedì 28 novembre ci sarà un incontro tra una delegazione di amministratori e cittadini con i vertici dell'ASP di Ragusa, confronto che servirà a capire una volta per tutte se realmente il manager Ettore Girotta avrà l'intenzione di mettere in atto quanto stabilito durante l'audizione, ovvero la medicalizzazione delle ambulanze, la salvaguardia dei pronto soccorso di Comiso e Scicli e il potenziamento dei due ospedali, Regina Margherita e Busacca. Un incontro che, come è stato ribadito più volte durante la conferenza, sa di ultimatum per il manager Girotta, visto che il comitato è pronto a chiederne le dimissioni o la rimozione dall'incarico. E alla conferenza stampa di questo pomeriggio era presente anche il deputato regionale del PD, Giuseppe Di Giacomo. Di Giacomo ha ribadito che in attesa dell'incontro di giorno 28 novembre con il manager Girotta, il livello di attenzione resta alto, convinti che il dirigente metterà in pratica quanto stabilito a Palermo. Sentiamo. Per quello che ne sappiamo, si stanno già muovendo per medicalizzare le ambulanze, quindi il medico deciderà di volta in volta dove portare il paziente. Questo è già un risultato importante che è stato ottenuto. Noi rimaniamo vigili perché fanno parte, diciamo, di queste priorità anche il potenziamento dei laboratori e quindi poi la fine dei lavori relativi al nosocomio di Comiso, che riguardano una ristrutturazione per il trasferimento di oculistica e per la messa a regime di riabilitazione lungo degenza secondo i posti letti riconosciuti per legge. Insomma, il lavoro c'è, questo risultato è ottenuto, ma non dobbiamo abbassare la guardia, sempre vigili e attenti, perché insomma la struttura è importante, l'opinione pubblica giustamente rivendica non solo uno stabilimento ospedaliero ma che funzioni bene, e noi dobbiamo essere vigili nell'interesse del nostro territorio. E da Comiso ci spostiamo a Ragusa e parliamo di sprechi. Come ricorderete, infatti, il sindaco Di Pasquale ha messo a disposizione una bella somma per la sagra della frittella, in un periodo di serie ristrettezze a danni dei vari capitoli di bilancio, come per esempio il capitolo di bilancio che riguarda le società sportive. Ma sentiamo il servizio. Frittelle o sport? E questo è il dilemma per il comune di Ragusa. Ma facciamo un passo indietro. Qualche giorno fa, come ricorderete, vi abbiamo parlato della sagra della frittella che si è tenuta la scorsa settimana a Ragusa. Una manifestazione giunta alla 13ª edizione che ha raccolto, a detta degli organizzatori, il plauso di tanti visitatori. Un'iniziativa che ha visto la compartecipazione economica, oltre che di tanti partner, anche del comune di Ragusa. L'amministrazione comunale ha infatti aderito alla sagra con un lauto contributo che ammonterebbe a 15.000 euro, una cifra sostanziosa soprattutto in un periodo di difficoltà economica in cui il comune si trova. Risale infatti a poche settimane fa la notizia di ben 4 milioni di euro di tagli a danno di molti servizi per la città. Logica la domanda, era necessario un contributo così sostanzioso? Perché se è vero che un partner privato può partecipare come meglio crede ad un'iniziativa di discutibile importanza, il comune dovrebbe intervenire con maggiore oculatezza a protezione di quei soldi che appartengono a tutti i cittadini. Il consigliere comunale Martorana dell'Italia dei Valori è così intervenuto sulla faccenda.
Stiamo parlando della saga della Frittella, sappiamo che l'amministrazione si è impegnata per 15.000 euro nei confronti degli organizzatori di questa sagra e chiediamo noi a questa amministrazione com'è possibile se da un lato dicono e predicano che dobbiamo fare dei sacrifici, dicono ai ragusani che devono pagare di più l'immondizia, dicono ai ragusani che i servizi potranno essere tagliati, che potranno mettere nuove tasse perché i finanziamenti, le sovvenzioni da parte dello Stato e della Regione sono diminuite. Non si spiega come dall'altro lato si sprecano i soldi in questa maniera. Le sagre vengono utilizzate in altre regioni, in altri comuni virtuose per invece fare cassa ed aumentare le entrate. In questa amministrazione invece, così come si è fatto da anni, da decenni, le sagre vengono utilizzate per farsi campagna elettorale, per ottenere visibilità, ma soprattutto per sprecare soldi. Se i ragusani sapessero che la frittella che hanno acquistato gli è costata almeno un euro a frittella, sicuramente non potrebbero che esprimere un giudizio negativo di questa amministrazione. Sono pazzi questi. Dunque, secondo il consigliere Martorana, le sagre enogastronomiche come strumenti di campagna elettorale che di fronte ai dati dichiarati risultano essere veramente esosi, con la precisazione però che vengono finanziati con i soldi della cittadinanza che ha pagato ogni frittella due volte, non solo acquistandola sul posto, ma anche attraverso il pagamento delle tasse che sono servite a riempire le casse comunali, poi utilizzate per finanziare proprio la sagra della frittella. Ma il consigliere Martorana continua. Voglio fare semplicemente un esempio su quello che l'amministrazione dice e poi non rispetta. Nell'approvazione del bilancio preventivo di quest'anno si sono tagliati tutti i fondi per le società sportive. Oggi a Ragusa le società sportive soffrono, non hanno potuto fare attività sportive e molte sono state costrette a chiudere perché non hanno avuto da parte dell'amministrazione neanche un euro. Si parla di 2.000, 3.000, 4.000 euro che sono state alla società sportiva e sono quelle somme indispensabili per partecipare ai campionati e quindi per dare la possibilità ai nostri giovani di fare attività sportiva. Dall'altro lato invece noi assistiamo a questo spreco di denaro pubblico, perché sicuramente non è questa la saga della frittella l'unico esempio, ce ne sono tante, e Italia dei Valori a fine anno farà un elenco infinito di questi sprechi. Dunque l'amministrazione di Pasquale non avrebbe mostrato molta oculatezza nel finanziare una sagra enogastronomica come quella della frittella, mentre al contrario è parsa molto attenta nell'individuare possibili capitoli di bilancio da tagliare, in primis i finanziamenti alle società sportive. Da qui il dilemma, tutto ragusano, frittella o sport, sul quale interviene anche il consigliere comunale Rosario Cintolo, della lista di Pasquale Sindaco, nonché presidente del CONI di Ragusa. Mi piacerebbe approfondire il problema dei contributi, dei finanziamenti, delle risorse destinate al mondo dello sport, perché effettivamente, le risorse che già non erano un granché ora sono molto più limitate, il che crea problemi a tutto il mondo sportivo. Io mi rendo conto di tutte le difficoltà finanziarie, ce ne sono tante e sono anche difficoltà gravi. Però io vorrei che si cogliesse il fatto che lo sport, a differenza di quanto pensino altri, è un servizio essenziale, come tutti i servizi essenziali che ci sono in giro. Appunto, consigliere Cintolo, lo sport è una cosa essenziale, noi l'abbiamo sempre sostenuto, ma sentiamo ancora le sue dichiarazioni. Ora io non penso di poter chiedere che si rispettino le cifre simili a quelle dei servizi essenziali, ma un conto è ridurre in percentuale i finanziamenti allo sport, un conto è tagliare del tutto alcuni capitoli. Dunque, secondo il consigliere Cintolo, è comprensibile la scelta di ridurre i finanziamenti in un periodo di difficoltà economica come questo, ma non è accettabile un totale azzeramento. Un ragionamento che all'orecchio dell'ascoltatore non fa una piega, ma che per il solito malpensante suona un po' strano. Si intravedrebbe cioè all'orizzonte una certa difficoltà nell'assumere una chiara posizione, perché da una parte il consigliere è membro della maggioranza al comune, pertanto in teoria dovrebbe appoggiare le posizioni dell'amministrazione, dall'altra è però anche presidente del CONI, che rappresenta quelle società sportive vittime dei tagli della stessa amministrazione. La domanda che sorge è allora ovvia:
di quali interessi il consigliere deve farsi portatore nel caso specifico, dell'amministrazione o delle società sportive? Io sono nella doppia veste di consigliere del Presidente del CONI e proprio perché sono nella doppia veste io debbo garantire la mia fedeltà alla maggioranza, intanto questo lo faccio perché è giusto che sia così. In secondo luogo cercherò di difendere fin quando potrò e fin dove posso la possibilità che per esempio negli assestamenti di bilancio ci sia qualche segnale di novità rispetto al bilancio che è stato approvato nel mese di luglio. Se questo avverrà vuol dire che il lavoro che abbiamo fatto raggiunge un certo risultato. Se non avviene ne terremo conto, ovviamente vedremo perché non si riesce a inserire nei capitoli qualcosa. Ecco chiarita la vicenda. Per adesso il consigliere sostiene le decisioni dell'amministrazione per fedeltà, ma sarebbe meglio che lo si facesse per lealtà. Nel futuro, più o meno prossimo, si farà carico degli interessi delle società sportive, restando nel frattempo presidente del CONI, ovviamente. Restiamo sempre nel capoluogo, ma ci occupiamo di strisce blu. È recente infatti la notizia che si dovrà pagare il ticket anche la domenica e i giorni festivi. Noi abbiamo voluto approfondire l'argomento chiedendo anche il parere dei commercianti e dei cittadini. Take out the papers and the trash. Strisce blu anche la domenica e i festivi. È di qualche giorno fa infatti la notizia dell'amministrazione comunale di Ragusa che a partire dal 22 novembre le strisce blu saranno valide anche per i giorni rossi sul calendario. Una scelta che solleva non poche perplessità a partire dalla strana coincidenza tra la decisione dell'amministrazione e il periodo di ristrettezze economiche annunciato poche settimane fa, perché quella delle strisce blu è certamente una lauta fonte di guadagno per le casse comunali, soldi che secondo quanto disposto dal codice della strada dovrebbero essere destinati a finanziare opere di risanamento della stessa città, ad esempio il rifacimento del manto stradale. Sarà, ma la domanda sorge spontanea, direbbe Lubrano. Quanto spetta al comune di Ragusa per ogni ticket rilasciato dal parcometro, ma soprattutto per ogni multina, chiamiamola così, rilasciata dagli operatori dell'APCOA, la società che gestisce il servizio? Siamo andati a chiederlo al responsabile della società, la cui sede è in Viale Telentelena a Ragusa, ma nulla ci è stato risposto, alla faccia della trasparenza, se non di andare a parlare al comandante dei vigili urbani, dottore Spata, che finalmente ci ha svelato il mistero. Al comune di Ragusa spetta il 39% dei soldi immessi nei parcometri, mentre solamente l'11% delle multine fatte. Ecco finalmente chiarite le cose. Ovvie le conclusioni? Al comune certamente conviene mettere le strisce blu, anche la domenica e i festivi. Alla società conviene invece fare la multina. Ecco svelato un altro grande mistero della vita di tutti gli automobilisti a Ragusa, la velocità di apparizione, di scrittura e di scomparsa degli omettini dei giubini verdi che sono sempre lì pronti dietro l'angolo a colpire, neanche fossero gli Houdini dei nostri tempi. Ma torniamo a noi, alle strisce blu anche la domenica e nei festivi. Abbiamo chiesto ai commercianti del centro storico e ai cittadini cosa ne pensano. Secondo me è sbagliato perché già la situazione sta andando a rotoli, quindi non lo so che commento debbo fare. Quindi speriamo che si ricreda il sindaco, perché sennò veramente la situazione, peggio di così, ancora andiamo a peggiorare. Nei centri commerciali non si paga niente, trovano il posteggio. Posteggiare qua è impossibile e pagare è ancora peggio. Non penso che sia una cosa buona, perché devi pagare anche il sabato e la domenica. Non credo che sia una cosa giusta verso i cittadini. Dunque disaccordo. Resta il fatto che gli omettini verdi continueranno a girovagare per le vie della città. Noi continueremo come sempre a pagare. E io pago! E io pago! E a proposito della decisione di far pagare il ticket delle zone blu anche la domenica e i festivi, è intervenuta anche la di Consum. Sentiamo.
Parcheggia a pagamento anche nei giorni festivi, gli interessi hanno prevalso sulla ragione. Interviene così Gianni Cerruto, presidente di Adiconsum Ragusa, sulla questione strisce blu. Come associazione dei consumatori ci eravamo occupati, dichiara Cerruto, dell'assurda, a nostro avviso, proposta dell'amministrazione comunale di far pagare il parcheggio sulle strisce blu anche nei giorni festivi, ma a quanto pare l'amministrazione non ha dato peso ai pareri di chi rappresenta i cittadini, decidendo di far pagare il ticket anche nei giorni festivi. Un'amministrazione, afferma il presidente Adiconsum, che a parole dichiara di avere come interesse primario lo sviluppo economico della città ed in particolare la rivitalizzazione del centro storico, ma che a nostro avviso sta percorrendo strade opposte a questo proposito. Ci dispiace pensare che per non pagare la tassa bisogna spostarsi presso i centri commerciali, dove si ha la possibilità di ampi parcheggi anche coperti e gratis. Non è mai troppo tardi per ripensarci, conclude Cerruto, anche perché i commercianti sono stanchi di essere merce di scambio per alcuni. Linea alla regia adesso per la pubblicità. Noi torniamo tra poco.